Le Marche in zona gialla, prima giornata di riapertura all'aperto per i ristoranti. Rave party del Cesane di Urbino, 40 persone denunciate e sanzionate dai carabinieri. Vaccini chiude per 3 giorni il punto pesarese all'ex Ristò. Sport, l'Ital Service vince la Coppa Italia, salvezza raggiunta da Vis Pesaro e Carpegna Prosciutto Basket. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Rossini News. Subito in apertura parliamo del ritorno delle Marche in zona gialla e delle prime ripartenze in programma a partire da oggi. Tra queste bar e ristoranti che dopo diverse settimane di solo asporto e domicilio hanno potuto accogliere soltanto all'aperto i propri clienti. Vediamo come sono andate quindi queste prime ore di riapertura per il settore della ristorazione in questo primo servizio. Buona la prima per i ristoratori pesaresi che a partire da oggi con il ritorno delle Marche in zona gialla e le misure del nuovo decreto hanno potuto riaccogliere la clientela nei tavoli esterni o all'aperto dei propri locali. Riaperture parziali dunque e accompagnate da maltempo e da una debole pioggia sopraggiunta proprio negli orari del servizio del pranzo. Condizioni climatiche certamente non favorevoli per i ristoratori, i quali però non si sono lasciati scoraggiare. Questa prima giornata sicuramente l'entusiasmo da parte di tutti noi del nostro settore c'è, perché non vediamo l'ora di riuscire a fare il nostro lavoro. Dopo tanto tempo che siamo fermi, la clientela, bene o male, sta prendendo bene queste riaperture, anzi, voglio dire, oggi lunedì ci sono delle prenotazioni, ma non è così eccessivo, però si vede un discreto movimento soprattutto per le feste tipo il 1° di maggio, sabato, domenica, quindi il movimento e l'interesse c'è. Qualche prenotazione c'è, non grandi cose, ma speriamo che non piova, il problema è il tempo, solo il tempo. Per i prossimi giorni, sempre sulle prenotazioni, come vi state organizzando? Poche cose, perché sappiamo che il tempo è brutto, speriamo che nel weekend sia bello. Il problema è il tempo adesso a questo punto, tempo e temperature. La ripresa ancora è stata lenta, abbiamo solo avuto 2 prenotazioni, è già tanto secondo me di averne 2, però la voglia delle persone di uscire c'è. Ci hanno chiamato anche per il fine settimana, per prenotare il 1° di maggio, però siamo stati cauti, non prendiamo prenotazioni perché non sicuramente sarà difficile gestirle, insomma, anche perché spero che gente ce ne sia. Necessaria quindi anche una riorganizzazione degli spazi, che per alcuni locali ha visto un'implementazione dei posti nelle aree esterne. Io ho un piccolo spazio all'entrata in cui posso tenere aperto, e ho sempre avuto la copertura, ho dei teli se dovesse arrivare la pioggia come in questo momento. Per le temperature fredde mi sono organizzato con dei funghi che se fin dove arriviamo ce la facciamo. Ecco. Dovrei avere altri tavolini all'esterno sulla strada, però aspettiamo quelli perché insomma diventa un problema. Noi abbiamo i tavoli che avevamo già prima, precedentemente, adesso vediamo se possiamo allargare, chiedere qualche permesso, ma per adesso partiamo con i soliti posti abituali. Molti chiedono se posso stare all'interno vicino alle finestre, però purtroppo non si può, quindi bisogna essere tassativi. Il problema è che se mentre la gente mangia comincia a piovere, non sai come fare, quello è un bel problema. A parte il tempo, che non è dei migliori, però siamo organizzati mettendo fuori i tavoli. Quest'anno ci hanno dato anche un pezzo in più per il fuori davanti al locale, e giusto per mettere un pochino più di gente e cercare di sopperire ai posti che abbiamo dovuto togliere mantenendo le distanze. I fronti su cui poter lavorare sono due: uno è quello del coprifuoco alle 22, di spostarlo almeno di un'ora o due sarebbe meglio. Poi l'altra battaglia da fare è quella nel fare ripristinare i locali all'interno e non solo all'esterno, anche perché voglio dire, è inutile che il 1° di giugno noi possiamo aprire a pranzo a giugno, quando nessuno vuole stare dentro, non vogliono stare tutti fuori. Voglio dire, il problema è adesso ed è soprattutto la sera. Almeno il coprifuoco allungarlo di un'ora, in modo che si può fare la cena anche più tranquilli. È certo che se avessero qualche posto dentro, magari limitati, sarebbe il massimo, almeno la metà della capienza, un terzo, quello che vuoi, però aiuterebbe molto certamente. Certamente con la pioggia è un limite operare solo all'esterno.
Poi noi abbiamo, avendo la tenda, già se fa una piccola pioggia riusciamo a sopperire a questo deficit. Il fattore coprifuoco incide per la cena, noi ad esempio facciamo la pericena, non proprio cena, per la cena secondo me per i ristoranti vero e proprio è limitativo. Apriamo la pagina della cronaca del nostro telegiornale con un incidente avvenuto all'ora di pranzo in via Fratti all'altezza dell'incrocio con via Madonna di Loreto e che ha visto coinvolto un'autovettura e un ciclomotore sul quale stavano viaggiando due minorenni. Lo scontro ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118, anche se le condizioni dei passeggeri del motorino sono parse subito stabili e non gravi o preoccupanti. Ancora da chiarire la dinamica invece che ha provocato il sinistro. Ancora la cronaca in primo piano e ci spostiamo a Urbino perché si è conclusa con 40 denunce. L'attività dei carabinieri che nella notte tra sabato e domenica sono intervenuti nella zona delle Cesane per interrompere un rave party ovviamente non autorizzato e al quale stavano partecipando soggetti provenienti anche da altre regioni. Diversi dei 40 partecipanti identificati, tutti maggiorenni ad eccezione di un minorenne, provenivano da città della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, oltre che da comuni a sud delle Marche. I carabinieri di Urbino hanno quindi provveduto a sanzionare tutti i presenti per il mancato rispetto delle normative anticontagio da Covid-19 e a denunciare gli stessi per invasione di terreni privati ed edifici. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto anche sostanze stupefacenti. E parliamo ora di sanità e del tema delle vaccinazioni perché a partire da domani per 3 giornate il punto di Pesaro situato nei locali dell'ex Risto rimarrà chiuso per riprendere poi le somministrazioni a partire da venerdì 30 aprile. Vediamo. Sono state parole di orgoglio e gratitudine quelle scritte dal governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli sulla sua pagina Facebook per analizzare i numeri e l'andamento della campagna vaccinale sul territorio marchigiano. I dati indicati dal Presidente e aggiornati a questa mattina sul portale nazionale relativo al report delle vaccinazioni sottolineano come le Marche sia la prima regione in Italia per numero di somministrazioni. Sulle oltre 532.210 dosi consegnate, più di 496.000 sono già state inoculate alle categorie aventi diritto. Uno stop però arriverà a partire da domani per il punto di somministrazione pesarese. I locali dell'ex Risto, infatti, come annunciato nel fine settimana dai dirigenti ASUR dell'area Vasta 1, chiuderanno per 3 giorni, 27, 28 e 29 aprile. Il numero di prenotazioni inferiore a quello ipotizzato, le inoculazioni smaltite in meno tempo e meno giornate rispetto a quelle programmate, unite ad un rallentamento delle consegne delle dosi, hanno portato dunque alla decisione di sospendere momentaneamente l'attività del centro vaccinale, che riprenderà da venerdì 30 aprile. Non si fermano invece le somministrazioni per i pazienti fragili all'ospedale di Muraglia, così come rimarranno operativi per tutta la settimana anche i punti di Fano e Urbino. Per quanto riguarda i rifornimenti e il numero di vaccini disponibili, l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha comunicato invece l'arrivo, previsto in giornata nelle Marche, di 3.300 dosi di AstraZeneca e 5.800 di Moderna, mentre per mercoledì è attesa la consegna di oltre 53.800 sieri Pfizer. Sempre Saltamartini ha inoltre dichiarato che probabilmente già nei prossimi giorni verrà aperto lo slot delle prenotazioni per i marchigiani di età compresa tra i 60 e i 65 anni. E il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.617 tamponi, 732 nel percorso nuove diagnosi, di cui 207 nello screening con percorso antigenico, e 885 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 16,8%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 123, con 32 casi rintracciati nella provincia di Pesaro e Urbino. 6 decessi segnalati invece ieri sera dal Servizio Sanità della Regione, 2 vittime erano residenti nella provincia pesarese. E Montelabate rimarrà in zona arancione rafforzato da mercoledì 28 aprile fino a mercoledì 4 maggio. Ad anticiparne l'annuncio nel pomeriggio è stato il sindaco Cinzia Ferri, la quale ha comunicato la conferma delle misure restrittive in seguito ai dati ricevuti e analizzati tra il 19 e il 25 aprile. Le misure restrittive della fascia arancione rafforzato sono state confermate nelle stesse date anche per il comune di Vallefoglia. Anche se ancora limitate a causa dell'emergenza sanitaria, si sono svolte ieri anche a Pesaro le celebrazioni per la festa della Liberazione.
Abbiamo seguito i diversi appuntamenti istituzionali in programma che vi mostriamo in questo prossimo servizio. Si sono svolte ieri, domenica 25 aprile, ancora limitate a causa delle restrizioni anti-Covid, le iniziative cittadine in occasione della Festa della Liberazione. La cerimonia istituzionale è partita con la deposizione delle corone al Sacrario di Piazzale Collenuccio e alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo, per poi spostarsi al Monumento della Resistenza in Piazzale Falcone Borsellino, dove dopo i saluti delle associazioni combattentistiche d'arma, dell'AMPI e di un rappresentante degli studenti, si è conclusa con il discorso del sindaco di Pesaro Matteo Ricci e con un momento di preghiera. La festa della liberazione è la festa del nostro paese, non è una festa divisiva, è la festa di coloro che credono nella Costituzione italiana, che è nata dai valori della resistenza, l'uguaglianza, la solidarietà, la libertà, la lotta all'intolleranza, e quindi è fondamentale ricordarlo ogni anno anche per ringraziare coloro che ci hanno liberato, gli alleati, e i militari che decisero di stare dalla parte della libertà dopo l'armistizio e i nostri eroi che sono i nostri partigiani, nel quale nel nostro territorio ce ne sono stati davvero tanti, uno tra questi è Giorgio De Sabato, al quale è intitolato il Cavalcaferrovia. E quindi una grande giornata che ha a che fare con la memoria, ma ha a che fare anche con l'attualità, perché abbiamo scoperto con la pandemia quanto siamo tutti fragili, tutti uguali. Abbiamo scoperto come la solidarietà vissuta in questo momento attraverso la sanità pubblica, che garantisce il diritto alla salute per tutti, sia fondamentale. Abbiamo visto come abbiamo dovuto rinunciare alle nostre libertà personali per sconfiggere un virus ancora non sconfitto del tutto. E abbiamo visto come anche la democrazia sia un valore che è costantemente messo in discussione in tutto il mondo. Quindi questa pandemia rafforza i valori costituzionali che vengono dalla resistenza e speriamo davvero il prima possibile di rinascere, perché il giorno della liberazione in questo caso sarà quando avremo raggiunto l'immunità di gregge e avremo sconfitto questo maledetto virus. Io ho portato qui a Pesaro stamattina il saluto del presidente Acquaroli, che era stato invitato dal sindaco di Pesaro gentilmente, che ringrazio, e non potendo essere presente perché oggi le cerimonie giustamente ci sono in molte città della nostra regione, quindi aveva un altro itinerario, diciamo così, mi ha chiamato per delegarmi a questo momento e mi ha fatto particolarmente piacere perché io ho sempre partecipato alle iniziative del 25 aprile nella mia città, che è Fano. Stamattina sarei partecipato a quella di Fano, ma ovviamente questa ha assunto un'importanza istituzionale di maggior rilievo e sono stato qui e voglio fare i complimenti qui intanto anche per come è stata organizzata, nonostante le difficoltà giustamente dei distanziamenti della pandemia eccetera, c'è stata gente, ma c'è stata soprattutto visto motivazione, begli interventi da parte anche di giovani, studenti, rappresentanti delle associazioni. Mi ha fatto molto piacere, un momento molto intenso che va sempre in qualche modo ripercorso, va sempre in qualche modo non solo ricordato ma proiettato, diciamo così, anche come idealità, come principi, come modo di muoversi all'interno di questa democrazia riconquistata tramite quel 25 aprile anche per il futuro. Io penso che questa sia veramente la festa dell'Italia, la festa della nostra democrazia, come tanti hanno detto e ribadito, perché è una festa di unità. Noi non pensiamo affatto che possa essere divisiva in nessun modo, perché è effettivamente quando l'Italia, di qualsiasi tipo, di qualsiasi partito, di qualsiasi religione, sesso, di qualsiasi cosa, tutti si possono in un qualche modo riconoscere in questa festa che dà la dignità e la forza a tutti di essere quello che sono, senza paura, senza timori, semplicemente con la gioia di poter essere fratelli l'uno dell'altro e di riconoscersi democraticamente e di avere un dibattito civile senza paura di nessuna violenza o ritorsione, come abbiamo visto e come molti hanno detto in tante altre parti del mondo. E questa è la nostra meravigliosa festa in cui celebriamo questa nostra meravigliosa unità. E nel fine settimana, più precisamente nella giornata di sabato, in occasione della giornata della memoria del genocidio armeno, la città di Pesaro ha ricordato il 106esimo anniversario con un toccante momento musicale voluto dall'amministrazione comunale accanto alla Croce Armena al Parco Miralfiore. Insieme al vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, erano presenti per la performance di Roberto Paci Dalò,
il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini, Ilaro Barbanti, Giovanni Gasparini dell'Arenco e il parroco della Chiesa Ortodossa a Pesaro. E sempre nel weekend l'assessore regionale all'edilizia scolastica Francesco Baldelli ha fatto visita su invito del consigliere regionale pentastellato Marta Ruggeri al liceo Marconi di Pesaro. Baldelli ha definito quello del Marconi un modello scolastico innovativo che ha consentito all'istituto scientifico di ottenere nel tempo anche il riconoscimento di liceo musicale e coreutico. L'assessore ha infine ricordato lo stanziamento di 2 milioni di euro da parte della regione per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica nelle aule e per la loro sanificazione, impianti già adottati dall'istituto negli spazi più frequentati. E apriamo ora la ricca pagina sportiva del nostro telegiornale, iniziando a parlare delle salvezze di Vispesaro, che anche per la prossima stagione rimarrà dunque in Serie C, e della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, nonostante la sconfitta contro Milano. Pareggio invece per l'Alma Juventus Fano contro la Triestina. Ci racconta tutto in questo prossimo servizio Edoardo Razzi. Una domenica a due volti per il calcio locale. Da una parte la vittoria della Vispesaro, che vincendo 1-0 sul campo del Mantova si regala la salvezza. Dall'altra l'Alma Juventus Fano, che pareggiando 1-1 nel match casalingo contro la Triestina è costretta ai play-out. Tripudio biancorosso che, con i tre punti conquistati ieri, ha la certezza di poter giocare anche il prossimo anno nella stessa categoria. La consapevolezza è stata un'arma importante per la Vis e mister Di Donato, al termine della festa, analizza così la partita. L'avevamo preparata bene, avevo detto ieri che stavamo bene, avevamo fatto una settimana importante, eravamo consapevoli dell'importanza, e alla fine penso che abbia meritato ampiamente sia la vittoria ma soprattutto questa salvezza. I complimenti sono tutti da fare a questi ragazzi che hanno fatto veramente un campionato strepitoso, difficile, un campionato difficile, e siamo la città, la società deve essere orgogliosa di aver avuto nel loro organico questi splendidi ragazzi che ci hanno permesso appunto di portarci la salvezza. Sinceramente mi aspettavo oggi di chiudere il campionato. Avevo visto una settimana i ragazzi veramente molto bene, anche ieri gli avevo detto siamo bene, quindi oggi andiamo liberi di testa, perché se siamo quelli dell'ultimo periodo non dovevamo temere nessuno, e così è stato. Salvezza invece ancora tutta da conquistare per l'Alma Juventus Fano, che per ottenerla dovrà superare gli insidiosi play-out. Mister Tacchinardi, rattristato dal risultato, è convinto però della tenacia dei suoi giocatori per il rush finale. Oggi la squadra ha dato tutto, ha fatto il massimo, ha fatto una grande partita, abbiamo creato, è normale che poi al secondo tempo la forza di questi giocatori, la qualità, l'individualità di questi giocatori qua altissima, però onestamente siamo stati penalizzati su un piazzato ed è un peccato, fa male perché la squadra con le sue qualità sta provando a sputare l'anima in tutte le partite. Per quanto riguarda il basket, sconfitta soporifera per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che pur perdendo a domicilio contro l'Olimpia Milano riesce a salvarsi grazie al passo falso di Cantù. Una buona prestazione della VL, che dopo essere stata in vantaggio per larghi tratti del match non riesce a portare a casa il risultato sperato. Finisce 88-81 per Milano, ma coach Repesa fa comunque i complimenti alla sua squadra. Contro squadre come questa, se sono aggressive, se non ci sono buoni blocchi, se non c'è buon timing, se non ci sono buone spaziature, se non c'è fluidità in attacco, se non si muove palla veloce, sai, fa fatica, perché sicuro una squadra creata per Eurolega, per qualche pezzi tra importanti, ma sicuro questi con grande valore, e così fai fatica se non ci seguono le cose come si devono seguire. Io non sono soddisfatto, ma onestamente da nostra parte posso dire che ognuno ha provato a dare il suo dovere o potere in questo momento, facendo un errore di più. È così, sicuro queste partite, senza giocare una partita perfetta non si vincono mai contro avversari come questo. Tutto sommato una partita solida, molto solida da nostra parte, e andiamo avanti.
Fine settimana da incorniciare per l'Ital Service Calcio a 5 che grazie alla vittoria contro Feldieboli ieri ha potuto alzare la Coppa Italia. Tanta la soddisfazione e l'emozione del presidente biancorosso Lorenzo Pizza, come ci ha raccontato in questa prossima intervista. È stata una partita molto intensa e molto difficile perché noi siamo partiti benissimo nel primo tempo, abbiamo dominato l'Eboli, però come sempre, come quasi sempre succede nelle partite di calcio a 5, non c'è mai niente di scontato. C'è questa regola del power play, quindi potere di movimento che facilita dei recuperi e quindi rende ancora molto più spettacolare questo sport, tant'è vero che dal 5-0 loro hanno rimontato fino al 5-3 e quindi diciamo che ci hanno creato un pochino di apprensione, però noi siamo stati molto bravi, molto abili, ma soprattutto molto concentrati a mantenere la calma, a mantenere il risultato e quindi abbiamo portato, ecco, qui a Pesaro questo ennesimo titolo, ennesimo trofeo che ci rende molto orgogliosi e molto, molto fieri di quello che stiamo facendo. Le emozioni sono immense, immense e danno un valore ancora più alto, molto più ancora più importante in considerazione di quello che ci è successo. Non dimentichiamoci che noi un mese fa avevamo fatto un giro di tamponi e quindi abbiamo scoperto 8 positivi nel nostro gruppo tra giocatori e staff e quindi abbiamo dovuto subire uno stop forzato. La squadra si è allenata pochissimo, quindi siamo arrivati così alla vigilia di questa 3 giorni di Coppa Italia veramente veramente sottotono e senza allenamenti. Ci speravamo ma non ci credevamo, ti dico la verità, quindi noi dello staff, l'allenatore, però i nostri giocatori, la nostra panchina, la nostra squadra, i nostri campioni, cioè sono veramente, tirano fuori delle doti innaturali veramente, perché recuperare in maniera così forte, così veemente da una situazione così difficile, penso che sia veramente qualcosa che solo pochi giocatori e pochi professionisti riescano a fare. Io l'ho sempre detto, la forza di questo gruppo è la forza fisica, ma soprattutto la forza mentale, la forza psicologica e quindi una forza interiore esplosiva. Il futuro sono questi 2 recuperi, il recupero di mercoledì che dobbiamo giocare a Pescara con l'Acqua e Sapone, partita che era stata spostata per via del Covid, la nostra positività e quindi la recuperiamo mercoledì sera, e poi l'ultima giornata di campionato è sabato, mi pare alle 18, il 1 maggio, in casa con il Came d'Ossol. Quindi dobbiamo intanto concentrarci su queste 2 partite per cercare di arrivare primi in regular season del campionato. Poi inizia questa cavalcata meravigliosa, ci lanciamo in questa meravigliosa cavalcata che sono i playoff, dobbiamo cercare assolutamente di arrivare fino in fondo. Questa la nostra mentalità, la mentalità della nostra dirigenza, la mentalità della società, mentalità dei giocatori, quindi io sono sicuro che faremo bene e cercheremo di arrivare in fondo anche in questi playoff e poi sperando che ci sia anche un allentamento di queste normative Covid e quindi che possa incominciare a entrare un po' di pubblico a vedere queste partite, questo meraviglioso pubblico che segue il calcio a 5, perché come ho detto questa è una vittoria che noi dedichiamo al nostro pubblico che purtroppo non è potuto essere presente a Rimini. Ed è stato un buon fine settimana anche per il football americano con l'esordio in campionato degli Angels vittoriosi al debutto contro i Ducks Lazio per 22-20. A parlarci del match e del programma che partirà domani in prima serata su Rossini TV alle 21:15 e che vedrà protagonista proprio la squadra degli Angels è il presidente Francesco Frank Fabbri. Vediamo l'intervista. Un esordio difficile, la vittoria è stata presa 22-20 per i Rocky Angels, ma si è visto proprio il meccanismo un po' ancora non tutto lubrificato. Eravamo assenti nei campi da quasi un anno e mezzo, visto la pandemia del Covid. I ragazzi erano pronti, si allenavano bene, abbiamo avuto la fortuna, siamo una nicchia di uno sport che riesce a giocare, quindi dobbiamo essere anche molto fortunati con i tamponi che facciamo durante gli allenamenti, durante la partita, prima di ogni partita, scusate, però niente, meglio così. La vittoria fa sempre morale e quindi ce la prendiamo. Siamo una nicchia che è importante, che potevamo allenarci, quindi grazie che siamo a livello nazionale, i ragazzi si allenavano bene,
hanno bisogno di timing, bisogna allenarsi di più, bisogna fare più partite, quindi speriamo che il proseguimento di questa stagione sia lungo e fluido. E poi in partenza su Rossini TV c'è anche A Come Angels, questo programma dedicato appunto ai Ranocchi Angels, che arriva su Rossini TV a partire da martedì in prima serata alle 21.15. Sì, ogni martedì avremo uno spazio grazie a Rossini TV, al canale 633, e abbiamo uno spazio importante, parliamo di football americano, parliamo di flag football, parliamo di allenamenti, parliamo di reclutamento per i giovani, parleremo di tanto per far sì che anche questo sport sia importante per Pesaro e ci sia anche tante nuove persone che possono venire anche a giocare con noi. E questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV. Questa sera alle 21.15 potrete rivedere il programma Storie, racconti di successo nella provincia di Pesaro Urbino. Questa sera protagonista sarà il fondatore, il presidente della Papalini S.P.A., Mauro Papalini. E come ricordato poco fa, quindi a partire da domani, tutti i martedì alle 21.15, potrete seguire su Rossini TV A Come Angels, il programma sportivo dedicato quindi al football americano e alla squadra pesarese. Domani su Rossini TV in prima serata alle 21.15. L'informazione torna invece puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.